Vi voglio parlare un po' della ricerca che facciamo nel nostro centro sulla diffusione dell'informazione e della disinformazione. E ci sono vari motivi per cui la misinformazione o la disinformazione si diffondono in maniera virale e quindi cercherò di darvi una visione generica di varie linee di ricerca che facciamo. Alcune sono basate soprattutto su analisi di dati e altre sono basate un po' su modelli che facciamo di simulazione per capire quali sono i fattori che ci rendono vulnerabili. Quando dico ci rendono vulnerabili intendo dire noi come utenti dei social media, ma anche le piattaforme stesse dei social. E devo cominciare ringraziando tutti i miei studenti, perché tutto questo lavoro di cui vi parlo è fatto da ovviamente gli studenti, come sapete bene, colleghi, ricercatori e postdoc. E vi faccio vedere questa animazione che descrive come una particolare immagine, questa foto, si diffonde su Facebook. Questo è successo alcuni anni fa. Vi ricordate quando il lander è atterrato su Marte? E allora qualcuno ha fatto questa immagine carina di Marvin the Martian. Questo era un carattere dei fumetti di tanti anni fa, come per dire, ah, è atterrata la prima immagine che è arrivata da Marte. E quindi insomma era divertente e quindi la gente ovviamente lo condivideva. E quando facciamo vedere una rete come questa, i nodi di questa rete sono gli account, in questo caso sono account di Facebook, e le edge, i link che collegano un nodo con un altro rappresentano come una persona che ha ricevuto questa immagine poi la condivide con i propri amici e poi un'altra persona la riceve e la ricondivide. Quindi se Massimo posta una foto, io la retweet oppure la riposto su Facebook, tracciamo un link tra i nostri due account. E quindi molto del lavoro che facciamo è basato sullo studio della struttura di queste reti di diffusione. Purtroppo molte cose che si diffondono in maniera virale non sono virali perché sono divertenti, come in questo caso, ma c'è di tutto, compresa molta, molta disinformazione. Quindi questi sono alcuni esempi di notizie false che si sono purtroppo propagate in maniera virale negli ultimi diversi anni. Quindi cose, per esempio, Obama è musulmano, i vaccini causano l'autismo, il massacro di Sandy Hook era falso. Non è mai successo, oppure 3 milioni di voti a favore di Hillary Clinton venivano da immigrati clandestini. C'era una pizzeria a Washington dove in una camera segreta tenevano i bambini e li costringevano a fare la pornografia. E l'ultimo, Obama ha speso 1 milione per un progetto di ricerca che serve a sospendere i conservativi, cioè le persone di destra. E questo forse non l'avete mai sentito perché insomma, magari non è famoso come gli altri, però il target, il famoso progetto era il nostro, per cui questo purtroppo è stato un caso in cui abbiamo sofferto noi le conseguenze in questo caso di una campagna di disinformazione contro il nostro progetto di ricerca, però indirettamente era contro l'NSF, la National Science Foundation, che è un ente che supporta la ricerca negli Stati Uniti, e quindi usavano della disinformazione su alcuni progetti come il nostro per dare l'apparenza che la ricerca negli Stati Uniti è motivata da cose politiche e quindi che non bisognerebbe spendere soldi delle tasse sulla ricerca. Questo era il succo praticamente di quelli che cercavano di diffondere questa cosa. Allora, questi sono dei grafici che ci fanno vedere alcune caratteristiche statistiche della diffusione delle notizie, vere o false. Questi plot sono su Twitter e questo qui è su Facebook. In ciascuno caso vedete due curve. Queste sono distribuzioni, quindi sull'asse X, vediamo questa in cima per esempio, c'è cioè il numero di tweets, quindi per un particolare link a una notizia, vera o falsa, quanti tweet sono stati postati su Twitter con un link a quella notizia, vera o falsa. E qual è la probabilità, cioè il numero di notizie che si sono diffuse con questo numero di tweet, ok? Questo è un plot su una scala logaritmica. Quindi, per esempio, quello che vedete è che la maggioranza dei post vengono retweetati molto poco, però ce ne sono alcuni che vengono retweetati decine di migliaia di volte. E le due curve rappresentano
claim, cioè questi sono claim falsi, cioè false notizie, o fact checking, cioè questi sono link ad articoli scritti dai fact checkers, che sono cose autentiche. E quello che notate da questi plot è che più o meno sono uguali, cioè le due curve sono statisticamente quasi indistinguibili. Che significa? Significa che le notizie false hanno praticamente la stessa probabilità di diventare virali, di diffondersi con migliaia di decine di migliaia di tweet, quanto le notizie vere. Questo vale sia se si guarda il numero di tweets o il numero di utenti, il numero di account che le condividono, e vale sia su Twitter che su Facebook. Questa è una cosa abbastanza preoccupante, che poi ha portato ultimamente a tanta ricerca, tanti articoli su questo problema della disinformazione. Quindi la domanda è perché? Allora, prima di cominciare a dirvi un po' delle cose che abbiamo esplorato noi per capire il perché, vi faccio vedere un'altra immagine. Questo qui è una rete di diffusione di una particolare notizia, ok? Questa particolare notizia è questa qua, Spirit Cooking, dove viene da un sito di Alex Jones, forse ne avete sentito nominare, si chiama InfoWars, è uno dei siti di conspiracy più famosi e popolari negli Stati Uniti. E in questo caso questo succedeva durante le elezioni del 2016, pochi giorni prima delle elezioni. Questo articolo diceva che la campagna di Hillary Clinton faceva riti satanici. Ovviamente completamente inventato, però su Twitter è stato condiviso 30.000 volte, più di 30.000 volte. E questo qui è un pezzo della rete di diffusione di questo articolo. Okay? Quindi ogni nodo che vedete qui è un account di Twitter che ha ricondiviso, ritwittato questo articolo. Alcuni sono in gialli. Sono in giallo, questi sono account che sono stati sospesi dopo che avevamo fatto la nostra analisi, e gli altri sono colorati dal blu al rosso. Il blu significa che sono probabilmente utenti umani, il rosso significa che sono probabilmente utenti sono account automatici o social bots. E quello che vedete, cioè, possiamo cominciare già solo guardando la struttura di questa diffusione, possiamo già cominciare a vedere delle cose interessanti. Una è che ci sono degli account che sono molto più importanti di altri. Qui rappresenta la dimensione del nodo, rappresenta l'influenza di quell'account, cioè quanti altri account hanno retweetato quel account per questo articolo, ok? Non in generale. Quindi vedete che ci sono due nodi che sono ovviamente molto molto hanno molta influenza, e questo non è sorprendente, infatti sono gli account di Alex Jones e poi un altro account controllato anche quello da Alex Jones. Tra l'altro nel frattempo Alex Jones è stato sospeso da Twitter, da Facebook, da YouTube, da tutte le piattaforme sociali, ma molto molto molti mesi dopo questo, dopo aver fatto molti danni. Un'altra cosa che osservate è che alcuni di questi account, che vedete nel rosso, sono automatizzati, ok? Questi sono quelli che noi chiamiamo social bots. E quello che fanno questi social bots è di amplificare il messaggio, cioè fare in maniera che più persone lo possano vedere. Quindi dopo tornerò su questo argomento, vi dirò un pochino di più sul lavoro che facciamo con i social bots. Però tenete presente che molte volte tra i fattori che influenzano la diffusione virale della disinformazione c'è anche il fatto che ci sono delle organizzazioni o delle persone che insieme lavorano per farli diffondere, quindi controllano molti account e poi usano questi account per fare in maniera che molte persone vengano esposte a queste false notizie. Ok, quindi parliamo un pochino delle varie ragioni, e le ho divise in varie categorie, però non c'è il tempo di parlare di tutto, quindi alcune cose le taglierò, e soprattutto se vedo che vi addormentate fatemi segnali eccetera, perché così taglio un po'. Però cominciamo dagli incentivi politici, ok? So, poco fa vi ho raccontato di questa storia che è successa pochi anni fa, nell'autunno del 2014. Ero in sabbatico in California e ricevo una telefonata da un mio collega a Bloomington che mi fa: accendi Fox News, guarda Fox News. E io accendo meglio se non sentite il video perché è disgustoso, comunque, e vedo che in prime time parlano che i feds, cioè il governo federale, sta creando un tracker per hate speech. È assolutamente falso, questo è Fox News, questo è il canale numero uno di notizie negli Stati Uniti. E qui dicono appunto che ci sono questi scienziati cattivi che in segreto sono affiliati con il governo Obama
è che con la scusa di fare la ricerca, in realtà il governo Obama manda dei fondi, $1 milione, per questi ricercatori che in realtà vogliono vogliono seguire i conservatori su Twitter e poi vogliono costruire un database che poi il governo userà per sospendere gli account dei conservatori. Ok, tutto questo è completamente falso, però si è diffuso in maniera virale su Twitter, sulle notizie, è andato a finire anche in congresso il chairman del comitato della scienza nella House, nella Camera dei deputati. Ha annunciato di fare che avrebbero fatto un'indagine ufficiale, eccetera. Tutto questo per attaccare la scienza e per attaccare anche il fatto che noi in quel periodo stavamo rivelando il fatto, avevamo i nostri primi articoli in cui si faceva vedere che i social media potevano essere manipolati. Avevamo trovato i primi esempi di fake news, i primi siti di website, abbiamo trovati noi, i primi esempi di social bot, il termine social bot l'abbiamo introdotto noi nel nostro laboratorio, eccetera. E quindi, insomma, abbiamo cominciato a diventare sotto attacco. E questo è cominciato da un articolo su un sito di estrema destra che ha preso una frase dal sito della National Science Foundation, dove si parlava del nostro grant, perché noi avevamo un grant, però tutta la cosa del FEDS, tutta l'idea dei FEDS, che questo era un programma di Obama, era semplicemente perché noi avevamo un grant federale. E quindi avevano fatto l'associazione che, siccome avevamo un grant federale, questo era un programma di Obama. E poi avevano preso una frase dall'abstract di questo grant, in cui noi dicevamo che volevamo studiare la diffusione della misinformazione, l'uso dei social bot per manipolare le opinioni online, e dicevamo che questo tipo di ricerca sarebbe potuta diventare utile in futuro per molte applicazioni, come per esempio l'uso di social bot per diffondere hate speech, quello che infatti stiamo vedendo oggi. Abbiamo molti esempi nel mondo, per esempio in India, Bangladesh, eccetera, di hate speech contro minorities che poi hanno portato a violenze, vittime, eccetera. E quindi noi parlavamo, diciamo, anticipavamo questo. Però questo articolo diceva: beh, hate speech in realtà è un codice che usano per, in realtà quello che vogliono dire è che vogliono attaccare i conservatori negli Stati Uniti. E questo poi è stato amplificato da Fox News in congresso, è stato debunkato da Science, dal Washington Post, eccetera. Nonostante questo, fino alle elezioni del 2014, c'erano le elezioni del midterm negli Stati Uniti, nel novembre, fino ad allora ha continuato a diffondersi questa cosa, investigazioni, eccetera. Poi ci sono state le elezioni, tutto finito. E nel frattempo tutto questo ha generato un'enorme massa di messaggi negativi contro noi personalmente, contro il nostro progetto, dicendo che appunto volevamo controllare, eccetera. Ok, quindi questo è un esempio di come una campagna di misinformazione, in questo caso a cui contribuivano politici a livello nazionale, news sources a livello nazionale e grassroots, persone che usavano Twitter, che ci credevano, ha fatto sì che disinformazione si diffondesse per motivi politici, quindi la politica è una delle motivazioni. Infatti recentemente c'era un articolo su Science, i nostri colleghi a Northeastern University, in cui hanno fatto vedere che c'è una correlazione molto forte tra l'affinità politica da destra a sinistra e la probabilità che un account su Twitter condividesse fake news. Ok? Quindi questo grafico ci dice che se sei di sinistra condividi meno notizie false, se sei di destra condividi più notizie false. Questo è un articolo su Science, ha avuto un sacco di attenzione. E in effetti questa tendenza, che le persone di destra negli Stati Uniti siano molto più suscettibili e vulnerabili, è stata trovata anche da altre persone. Però in realtà, se andiamo a guardare, a spulciare i dati un pochino di più, questo era basato su un campione di persone dove erano riusciti a cross-correlare gli account su Twitter e i file dei votanti negli Stati Uniti. Noi invece abbiamo provato ad allargare un pochino la rete e a guardare tutti gli account su Twitter che avevano condiviso notizie da fonti di disinformazione, da fake news, e abbiamo classificato gli utenti sullo spettro da sinistra a destra. E quello che notate è che in realtà la vulnerabilità non c'è solo a destra, c'è anche a sinistra. Ok, solo che è un pochino più debole. Quindi se voi prendete questo plot e trovate semplicemente, fate una correlazione, trovate che c'è una fortissima correlazione, quindi avete
Provate questa immagine qui. Però in realtà, se la plottate così, vedete che c'è una tendenza sia a destra più forte, sia a sinistra leggermente più debole. Cioè più uno è, diciamo, estremista, che sia di destra o di sinistra, più è vulnerabile a credere e a diffondere false notizie. Quindi, diciamo, le echo chambers esistono non soltanto da una parte dello spettro politico, ma da tutte e due. Ok, quindi questo riguarda la politica. Poi ci sono anche incentivi economici, naturalmente. Molti siti di notizie false sono venuti su perché si facevano soldi tramite le pubblicità, gli ads. Infatti adesso questo succede di meno perché le piattaforme hanno reso più difficile la monetizzazione della disinformazione tramite gli ads sulle loro piattaforme, ma esiste ancora perché ci sono tanti altri network oltre a Google e Facebook che possono essere usati per fare advertising, però ci sono di meno. Per fare un esempio, subito dopo, nel settembre 2014, nel periodo in cui si stavano diffondendo queste false notizie sul nostro progetto, che venivano da fonti politiche, National Report, che è un sito, adesso non c'è più, ma era il sito più popolare di fake news, ma fake news proprio, cioè solo ed esclusivamente fake news, non soltanto politiche, molti erano di natura politica, però il loro goal è di fare soldi dagli ads, con qualunque tipo di notizia. Alcuni, per esempio durante l'epidemia dell'Ebola, che succedeva anche in questo periodo qui, loro erano quelli che diffondevano il panico negli Stati Uniti dicendo che c'erano centinaia di bambini all'asilo che negli Stati Uniti che avevano l'Ebola e quindi bisognava chiudere gli aeroporti, che se poi fosse successo avrebbe causato danni molto molto maggiori, eccetera. Comunque loro per fare soldi facevano false notizie, quindi quando è uscita questa cosa del nostro progetto loro hanno creato una falsa notizia molto simile, fatta da un non esistente giornalista che si era laureata dall'università di Google. E poi in questa notizia c'era un'intervista a un agente dell'FBI, non esistente, inventato, che diceva che sì, noi dell'FBI abbiamo un servizio segreto di collaborazione con l'Indiana University e stiamo costruendo un database per spiare tutti i cittadini americani. E ogni volta che i cittadini americani condividono un meme, meme cioè le immagini con il testo, noi lo mettiamo in questo database e poi se sono politici, se sono di destra, li sospendiamo. E immaginate, no? Un progetto segreto dell'FBI, questo l'agente dell'FBI raccontava a un giornalista non esiste. Vabbè, quindi una cosa comica in realtà. Vabbè, comunque nonostante questo, quindi questa è nata per motivi puramente economici, però a volte gli incentivi economici e quelli politici si mischiano. Quindi per esempio, anni dopo, nel 2016, durante le elezioni del 2016, InfoWars, di cui vi ho detto prima, ha ripreso questa notizia falsa da National Report. Lo sappiamo perché usano proprio lo stesso nome falso di questo agente dell'FBI che non esiste. Ok? E FBI creates database listing people who create anti-government memes. Ok? Poi è andato ad altri siti di notizie false e poi da lì è andato su vari altri siti politici. Questo è un sito di destra, non ha importanza. Poi da lì è andato su un blog russo e in questo caso tutte queste frecce, come dicevo, sono sicuro perché ci sono proprio le referenze, cioè ognuno cita la fonte precedente e poi ripetono sempre il nome dell'agente dell'FBI. Poi dal blog in Russia è andato a Russia Today e Sputnik, di cui probabilmente avete sentito parlare. Queste sono alcune fonti di propaganda russe che sono famose perché hanno propagato un sacco di disinformazione durante le elezioni del 2016. Ok, quindi due anni dopo le stesse notizie false vengono poi rimpastate, modificate e vanno di nuovo virali. Perché poi dalla Russia, qui questa è una versione coreana di Sputnik in cui c'era scritto che invece abbiamo preso 100 milioni di dollari invece che 1 milione di dollari. Sono ricco. Vabbè, insomma, comunque poi da qui si sono poi ripropagate dappertutto, compreso negli Stati Uniti, e poi ci sono altre, per esempio su YouTube ci sono interi canali dedicati a questo scandalo. Ok, quindi incentivi politici ed economici. Un'altra cosa è il fatto che le persone che ricevono, che sono esposte a questa misinformazione, possono essere vulnerabili perché ci credono, ok? Quindi c'è il tema della media literacy, ok? Cioè che le persone che leggono le notizie dovrebbero essere in grado di distinguere se una notizia viene da una fonte credibile o no,
in realtà sappiamo che una piccola percentuale della popolazione, anche negli Stati Uniti, legge i giornali o legge le notizie in maniera regolare, e poi molti accedono alle notizie adesso tramite social media, buona fetta, una maggioranza della popolazione negli Stati Uniti, per esempio. E poi, se voi accedete alle notizie su Facebook, per esempio, è molto difficile capire qual è la fonte, se questa fonte sia credibile o no. Sia che venga da una fonte credibile o una fonte non credibile, su Facebook è tutto uguale, c'è il titolo, c'è la figura, c'è un pezzo di testo, eccetera. Quindi una delle cose di cui ci stiamo occupando è se si può sviluppare delle applicazioni, e questo è uno dei servizi di cui Massimo parlava, per aiutare la gente a diventare un pochino più media literate, cioè per avere degli esempi per capire quando possono essere vulnerabili alla disinformazione. Quindi è un'app che mima più o meno il news feed di Twitter o di Facebook, su cui vedete delle notizie, alcune vere, alcune false, e poi dovete decidere se condividere o non condividere. Per esempio, secondo voi questo è vera o falsa? Chi pensa che sia vera? Trump proposes IQ test face-off with Tillerson after Secretary of State calls him a moron. Trump dice che il ministro degli esteri statunitense dovrebbe fare un test dell'intelligenza dopo che il ministro degli esteri chiama Trump un idiota. Vera o falsa? Vera. Chi dice vera? Alzate la mano. Chi dice falsa? Ok? In realtà è vera. Incredibile, questo era vero. Quindi, questa la potevate condividere. Però insomma sull'app voi scrollate e potete vedere alcune cose vere, alcune cose false, poi potete decidere se condividerle, fare like oppure controllare, fare il fact checking, e poi prendete dei punti a seconda che fate la decisione giusta o sbagliata. E è difficile, veramente difficile da fare, anche se siete bravi, in realtà vi rendete conto di quanto, usando questa app ci rendiamo un pochino conto delle nostre vulnerabilità, questa è l'idea. Si possono fare delle app di quel tipo false? È chiaramente estremamente vulnerabile. Certo, assolutamente sì, sì, in questo, ottima domanda. In questo campo, tutto quello che si può fare scientificamente per gettare luce sulla misinformazione può essere anche usato per fare disinformazione, quindi è verissimo. Ci sono comunque diverse di queste applicazioni adesso, ma vabbè, non che io conosca, non che io sappia, no. Che io sappia no, però potrebbe succedere. Per esempio adesso c'è una campagna in questo momento che si sta diffondendo in un particolare paese che non voglio menzionare, in cui sostengono che tutta la ricerca sulla vulnerabilità dei social media ai social bot è falsa e che i social bot non esistono. E ci sono dei falsi ricercatori che dicono di aver fatto delle ricerche, tutto falso, e che quindi dicono che la ricerca che fanno i ricercatori come quelli del nostro gruppo è tutto falso. Quindi questo è un esempio di, se uno legge un articolo sul giornale, c'è un articolo ieri su un giornale in questo paese che non voglio menzionare, però un giornale grosso, in un paese molto grande, industrializzato, e se tu sei il lettore è difficile capire, perché devi darti da fare, cercare i nomi, capire se questa persona viene da questo istituto, esiste questo istituto, è vero o è falso, questa persona è un vero ricercatore, cioè le pubblicazioni. Alcuni di questi articoli sono pubblicati su giornali falsi, sai, quelli che pubblicano qualunque cosa, no? Quindi è difficile, cioè per una persona che non è un esperto, anche se cerchi su un motore di ricerca, trovi un sacco di bufale. Quindi la domanda è buona, cioè voglio dire, è difficile difendersi da queste manipolazioni. Ok, un'altra fonte di vulnerabilità è il fatto che abbiamo un'attenzione limitata, ok? Cioè, quando noi processiamo le informazioni, sia che le leggiamo su Facebook o su Twitter, siamo bombardati tutti, abbiamo sempre i nostri telefonini, e non c'è modo in cui possiamo accedere con attenzione a tutte
tutte le informazioni che ci arrivano, giusto? Quindi alcune volte noi le processiamo molto velocemente, cioè facciamo così, e in una frazione di secondo il nostro cervello legge una headline o guarda un'immagine e decide se cliccarci o non cliccarci. Di solito non ci clicchi, però anche se non ci clicchi, comunque tu hai processato quell'informazione. Quindi qualcosa è rimasto nel tuo cervello. Se poi la vedi molte volte in modi diversi, anche se tu pensi di non averci dato nessuna attenzione, in realtà si cominciano a formare delle idee, delle opinioni che poi si possono rafforzare. Quindi il fatto che noi processiamo informazioni in maniera così veloce ha un effetto. Se tu immagina di ogni cosa che vedete sul vostro feed dei social media, ci cliccate sopra, andate a guardare la fonte, andate a guardare su Wikipedia, se questa è una fonte affidabile o no, andate a guardare il nome dell'autore, del giornalista, andate a vedere dove ha lavorato questo giornalista, dove si è laureato, ok? Ovviamente nessuno di noi ha il tempo di fare tutto questo, giusto? Quindi processiamo informazioni molto velocemente, questa è un'altra cosa che ci può dare vulnerabilità. Quindi una delle cose che cerchiamo di studiare nel nostro laboratorio è se questo fattore del fatto che ci sono così tante pezzi di informazione che competono per la nostra attenzione limitata nel nostro cervello può aiutarci a capire queste dinamiche che vi avevo fatto vedere prima, cioè queste distribuzioni di popolarità, no? Cioè il fatto che ci sono queste lunghe code, queste distribuzioni di power law, per cui la maggioranza delle persone o degli argomenti non sono molto popolari, però ci sono alcune persone o alcuni argomenti o alcuni articoli che diventano super virali. Allora, per fare questo abbiamo sviluppato dei modelli ad agenti. Adesso non vi sto a dare tutti i dettagli perché non ce n'è il tempo, però possiamo usare questi modelli per metterci dentro degli ingredienti e studiare che cosa succede, che cosa si può spiegare in base agli ingredienti e ai parametri che noi mettiamo nel modello. Quindi un esempio è che possiamo simulare una rete sociale che assomiglia un po' a Twitter o Facebook, dove tu hai le tue connessioni, i tuoi amici, posti le cose, i tuoi amici le possono ricondividere e tu vedi quello che postano i tuoi amici oppure posti una cosa nuova, però tu accedi soltanto a una parte di quello che tutti i tuoi amici postano perché hai attenzione finita. E quindi con questo modello possiamo capire alcuni fattori che servono a capire perché c'è questa particolare distribuzione di probabilità skewed, cioè con una probabilità non esponenziale ma power law, quindi abbastanza grande, di vedere cose virali. E due ingredienti che vengono fuori da questo modello sono: uno è la struttura della rete. Okay? Se la rete sottostante è una rete random, una rete a caso, dove le connessioni sono a caso, non vedete, le cose non vanno virali. Okay? E l'altro fattore è l'attenzione limitata. Cioè se voi permettete a ciascuna persona di vedere tutto quello che finisce sul loro feed, come dicevo poco fa nell'esempio, cliccate su ogni cosa e poi decidete cosa condividere e cosa non condividere, anche in questo caso le cose non si diffondono in maniera virale. Però se l'attenzione è limitata e la rete ha la struttura tipica delle reti sociali, quindi ci sono gli hub, ci sono le comunità, ci sono alcune zone più dense, ci sono tanti triangoli, queste sono tipiche descrittori statistici della struttura delle nostre reti sociali. Ecco, le reti che hanno queste caratteristiche e in cui gli utenti hanno attenzione limitata, in questo caso la simulazione genera queste distribuzioni simili a quelle empiriche. Ok, in questo modello che vi ho detto adesso non c'è nessuna nozione di qualità, ok? Cioè ogni pezzo di informazione che viene condiviso è uguale agli altri. Immaginate che sono come dei numeri, no? Quindi voi mi direte, vabbè, questo modello è stupido, cioè quando io guardo un'informazione decido se condividerla o no, comunque posso avere un giudizio, giusto? Posso guardarla e decidere se è interessante o no, o se è credibile o no, eccetera. Ok, quindi possiamo aggiungere un nuovo ingrediente a questo modello, chiamiamolo qualità, e diciamo che ogni pezzo di informazione ha una qualità, un numero. E quando voi accedete alle cose condivise dai vostri amici, la probabilità di scegliere uno di questi per condividerlo con i vostri amici è proporzionale alla qualità. Okay? Quindi la probabilità di scegliere e condividere un meme, un pezzo di informazione, è probabilità alla fitness o alla qualità di quel meme. Okay?
Quindi in questo caso ovviamente c'è una correlazione tra la popolarità, la probabilità che un pezzo di informazione vada virale e la qualità, ok? Però possiamo guardare come questa correlazione dipende sui parametri, il parametro dell'attenzione che vi ho detto prima, e poi un altro parametro è l'information load, cioè la quantità di informazioni a cui siamo esposti, ok? Ok, quindi per esempio, questo è un esempio di una piccola rete di questo tipo, la dimensione dei nodi è la qualità, ok? E i colori sono diversi pezzi di informazione, ok? E qui, su questo density plot, facciamo vedere la correlazione tra la qualità e la popolarità, ok? Un numero, un colore più scuro vuol dire che la correlazione è più alta, e più chiaro vuol dire che la correlazione è più bassa. E gli assi qui, sull'asse X c'è il quanta informazione c'è, il carico di informazione, e sull'asse Y c'è l'attenzione di un utente, cioè quante cose un utente guarda prima di decidere cosa condividere. Ok? E quello che vediamo è che se il carico di informazione è basso o l'attenzione è alta, la maggioranza delle cose che si condividono sono di alta qualità. Quindi la correlazione è più alta. Ok? Correlazione più alta. Però non è molto alta, eh? Sempre un numero non particolarmente alto, però c'è una correlazione più alta. Se invece il carico di informazione cresce o l'attenzione decresce, allora vediamo che molti pezzi di informazione di bassa qualità, junk, misinformazione, conspiracy theories, junk science, tutta la robaccia che c'è su internet, si sparge e diventa più popolare. Quindi la correlazione tra qualità e popolarità diventa quasi zero. Quindi due fattori importanti sono non solo la struttura delle rete, ma anche l'information overload e la nostra capacità di digerire tutto quello che riceviamo tramite i social media. Ok, fatemi saltare una slide. Ok, quindi queste sono vulnerabilità, diciamo, nostre come utenti, però ci sono anche responsabilità delle piattaforme. Perché in realtà, nei modelli che vi ho fatto vedere adesso, l'ordine in cui vedete le cose sul vostro feed è più o meno, diciamo, random oppure basato sul tempo. Però in realtà sappiamo che le piattaforme non fanno questo. Le piattaforme fanno un ranking delle cose che voi vedete sul vostro feed basato su cose del tipo popolarità oppure quanto sono recenti. Vi fanno vedere le cose degli ultimi minuti piuttosto che le cose di molte ore fa. E poi usano la popolarità tra i vostri amici, per esempio se i vostri amici hanno fatto like o retweet o star, allora è più probabile che anche voi le vediate, ok? Quindi le piattaforme cercano di predire se un pezzo di informazione è engaging, cioè se voi piacerà, se ci cliccherete sopra o lo leggerete o commenterete, eccetera, in base a segnali, che sono più o meno segnali di popolarità, a volte popolarità in generale e anche popolarità in particolare tra i vostri amici, tra i vostri contatti. Ok, quindi questi sono dei bias algoritmici che le piattaforme usano perché pensano che questi segnali di popolarità siano correlati con la qualità, cioè se una cosa è molto popolare probabilmente è perché è interessante e quindi te la faccio vedere. Ok? Ok. E questo bias in realtà non sempre è valido. Allora, una delle cose che facciamo noi è studiare traffico, il traffico che va da un sito all'altro, costruiamo queste reti di traffico, se volete dopo vi posso dare più dettagli sulle metodologie, però per ora fatemeli saltare, però immaginate che noi possiamo avere queste reti in cui possiamo dire che ci sono stati un certo numero di click da questa pagina, o da questo sito a questo sito. E poi possiamo vedere in particolare il traffico che si origina da certi siti, per esempio Facebook, Google, Gmail, eccetera. E così possiamo misurare alcuni tipi di bias, ok? Uno è il homogeneity bias. Homogeneity bias è la tendenza di un sito o una piattaforma di esporre informazione che viene da un numero limitato di fonti, ok? Cioè, se per esempio voi siete su Facebook e vedete sempre informazioni da Washington Post oppure, che ne so, dalla Repubblica,
Allora, diciamo, quello è un homogeneity bias, ok? Perché le informazioni vengono sempre solo, soprattutto da un piccolo numero di siti. Il popularity bias è simile, però non solo le informazioni vengono da un numero piccolo di fonti, però queste fonti sono le più popolari, ok? E in questo caso è un po' difficile quantificare questi bias, c'è bisogno di una baseline, ok? Una baseline è PageRank, di cui forse avete sentito parlare, avete qui una delle persone che hanno gettato le fondazioni su questo, è un algoritmo che ci dà informazioni su, se avete una rete, qual è la probabilità che facendo una random walk su questa rete finite su alcuni di nodi. Possiamo usare questa come baseline, che tra l'altro non è una baseline uniforme, ovviamente, ok? Cioè ci sono alcuni nodi che saranno molto molto più popolari di altri. E queste righe qui ci fanno vedere questa baseline, cioè se assumiamo che voi fate un random walk sulla rete, ovviamente alcuni siti avranno più traffico di altri. E se guardate il traffico che viene generato, che si origina da tutte le piattaforme, sociali, search engine, email, sono tutti oltre queste baseline, ok? Quindi tutte queste piattaforme hanno un bias algoritmico sia riguardo alla probabilità sia all'omogeneità, cioè tendono a focalizzare la vostra attenzione su pochi siti e in particolare su siti popolari. E questi bias sono ancora più forti se invece di analizzare tutto il traffico, guardiamo soltanto il traffico alle fonti di news, di notizie. Ok? Quindi diciamo, tutte le piattaforme, non ha importanza quale usiate, hanno questi forti bias, cercano di dirigere il traffico in certe maniere. Questo lo fanno perché pensano che così ci sia più engagement, voi stiate sulla piattaforma di più, cliccate di più, poi loro fanno i soldi con gli ads, eccetera. Però, insomma, questa pressione verso la popolarità potrebbe avere delle conseguenze negative, perché se in teoria la popolarità viene dalla qualità, allora uno dice benissimo, questo è wisdom of the crowd, giusto? Se tutti dicono che questo sito è figo, allora anch'io ci voglio andare perché probabilmente c'è un buon motivo, ok? Però in realtà non è sempre così. Allora abbiamo costruito un modellino anche qui per capire l'influenza di questo tipo di bias sulla qualità, ok? Quindi abbiamo ricostruito un sistema come quello che vi ho fatto vedere prima, in cui il ranking può essere fatto o sulla base della qualità, quindi voi avete più probabilità di vedere cose in base alla probabilità intrinseca, o sulla base della popolarità. La popolarità viene dalla qualità, ok? Cioè, all'inizio, se c'è un nuovo pezzo di notizie, non c'è notizie sul traffico, quindi l'unico possibile segnale è la qualità. Però dopo un po' di persone che ci cliccano sopra, le cose che sono di più di qualità potrebbero salire, giusto, nel ranking della popolarità, e quindi poi le piattaforme potrebbero aumentare la pressione verso queste fonti. Quindi l'idea della wisdom of the crowd è che questo dovrebbe fare in maniera che noi identifichiamo più rapidamente quello che è interessante. Ma in realtà non è proprio così, ok? Quindi in questo modello, di nuovo, questo è uno di questi density plot, sull'asse X c'è la probabilità che l'algoritmo di ranking seleziona un meme, un pezzo di informazione, in base alla popolarità, ok? Quindi 0 significa pura qualità. 1 significa pura popolarità, ok? Quindi questo è il bias, diciamo, che noi simuliamo, il bias della piattaforma che noi simuliamo nel modello. E questo qui è l'exploration cost, che è più o meno equivalente all'attenzione che vi dicevo prima. L'attenzione sale qui, significa che le persone possono vedere più, esplorare più cose, possono Se avete una rank list, se avete i risultati, diciamo, se guardate Facebook, potete guardare più cose, potete cliccare più cose, ok? Quindi più attenzione. E il colore rappresenta la qualità media dell'informazione nel sistema. Ok? E vedete che c'è una zona qui in cui la qualità è più alta. Ok? E questa è una zona particolare, non so bene perché sia speciale, comunque c'è un particolare valore dell'attenzione, non il più alto e non il più basso, ok? E un particolare valore della popularity bias, non il più alto e non il più basso, in cui la qualità sale. Quindi significa che ci sono delle regioni parametriche in cui se la piattaforma sa come ottimizzare la qualità, potrebbe usare
un pochino di bias di popolarità per aumentare la qualità del sistema. Quindi questa zona qui è la zona di wisdom of the crowd, ok? Ma sull'asse Y qui c'è una caratteristica delle persone, dipende da quante cose scrolli, da quanto tempo c'hai, se sei seduto in bagno quando guardi Facebook, oppure se c'hai ore e ore da perdere, quanta attenzione c'hai, quante altre cose stai facendo, se sei distratto, eccetera, ok? Quindi è molto molto difficile capire più o meno empiricamente dove stanno le persone su questo asse Y. Però quello che trovate da questi modellini è che al di fuori di questa regione molto piccola, diciamo, parametrica, la qualità si scende. Okay? Quindi in realtà il popularity bias, eccetto in questa zona, ha l'effetto di abbassare la qualità. Cioè, invece di osservare la wisdom of the cloud, quello che osserviamo è un'amplificazione del rumore iniziale. Cioè, qualcosa a caso deve ricevere un po' di click inizialmente, queste non sono necessariamente le cose più di alta qualità, e poi l'algoritmo comincia ad amplificare questo segnale. E è un rich get richer, per cui più persone ci cliccano, più persone lo vedono, e alla fine la qualità non riesce poi a superare questo bias della popolarità. Ok, quindi la popolarità non sempre aiuta la qualità. Ok, quindi questa è la parte su il bias degli algoritmi. Ok, poi ci sono bias sociali. Le reti, come dicevo, le reti sociali hanno una loro struttura. Ci sono un sacco di studi su questa struttura. Questo è un articolo su Science che fa vedere un'immagine prodotta da noi nell'anno 2010. Queste erano le persone che parlavano delle elezioni politiche del midterm negli Stati Uniti del 2010. In blu sono i democratici, in rosso sono i repubblicani. E questo è un retweet network. Quindi quello che osservavamo, che poi l'hanno osservato anche altri nei blog, insomma abbiamo osservato in un sacco di situazioni, quello che alcune persone chiamano echo chambers, cioè che i democratici retweetano gli altri democratici, i repubblicani retweetano gli altri repubblicani, e raramente una persona retweeta quello che viene da un utente con un'opinione politica diversa dalla propria. E allora, questa è una cosa non proprio ottima, perché per esempio quello che troviamo è che queste reti sono molto dense, sono molto efficienti alla propagazione rapidissima delle informazioni all'interno di queste echo chambers, però l'informazione viene generalmente intrappolata in questi cluster e non facilmente viaggia da un cluster all'altro, il che significa che se voi siete qui, non vedete, è difficile che vediate informazioni che vengono da qui e viceversa. E questo comunque qui salto un po' di roba. Comunque, queste strutture sono così dense, hanno così tanti triangoli, eccetera, che è facilissimo, per esempio, capire se una persona è di destra o di sinistra guardando semplicemente gli amici. Ok? Quindi noi possiamo costruire un classifier semplicissimo che guarda semplicemente le connessioni della rete e predire col 95% di accuratezza se una persona è di destra o di sinistra. Questo non è particolarmente sorprendente, se voi siete di destra probabilmente la maggioranza dei vostri amici sono di destra, se voi siete di sinistra la maggioranza dei vostri amici sono di sinistra, eccetera. Però questa struttura ha degli effetti sulla diffusione della misinformazione, perché di nuovo usiamo questi modellini e vediamo che quando ci sono disinformazione che si propaga nella rete, più la rete è segregata e più a parità di altri parametri, come per esempio la credibilità dei messaggi di disinformazione, e più il numero di persone che credono e che vengono che diffondono la disinformazione cresce. Questo perché? Perché uno non è esposto alle informazioni che vengono dall'altro gruppo, che potrebbero servire a dare un contesto, o a dire guarda questa informazione è falsa, oppure è molto biased, ok? Quindi dentro la nostra echo chamber noi non dobbiamo sprecare le nostre energie a verificare se quello che dicono i nostri amici è vero o non vero, è tutto molto consistente. E quindi se siamo di destra possiamo credere alla cospirazione di destra, se siamo di sinistra possiamo credere alla cospirazione di sinistra, eccetera. E questo, vi ricordate, vi ho raccontato della disinformazione che riguardava il nostro progetto, e infatti è successa una cosa di questo tipo. Ok, questo network qui è il network di diffusione delle notizie false sul nostro progetto di ricerca.
Al centro qui vedete Ajit Pai, che oggi è il chairman del Federal Communication Commission, all'epoca era un commissioner, e lui fu uno di quelli che diffusero questo pezzo di disinformazione, fu intervistato varie volte su Fox News, eccetera. Quindi ecco perché è molto centrale. E scrisse un editoriale su vari giornali, il Washington Post lo pubblicò, ecco perché qui c'è una forte star intorno al Washington Post. Ok, quindi questo è un pezzo di diffusione, un network di diffusione di disinformazione, ok? Succedeva nel 2014, quindi volevamo mappare dove era questo network nell'ambito del network di scambio di informazioni sulle elezioni, sulla politica negli Stati Uniti del 2014, non so che cosa ho detto, comunque 2014. Ok, quindi questo qui è una figura della rete di diffusione di informazioni sulle elezioni politiche del 2014 negli Stati Uniti. E i nodi viola, credo che siano viola, sono daltonico, quindi questi qui sono i nodi di questo network qui, di misinformazione. Come vedete sono quasi tutti da un lato, ok? E pochi sono dall'altro. Invece poi ci sono qui due circoletti tipo arancioni, credo che siano, vedi, arancioni, non lo so, chiari, non so se li vedete, però questi sono gli unici due account che condividono il fact-checking, ok? L'articolo, c'erano degli articoli su Science, su Columbia Journalism Review, anche su Washington Post, eccetera, che dicevano no, queste notizie sono false. E come vedete, le persone che erano vulnerabili a questa campagna di disinformazione non erano assolutamente esposte al fact-checking, al debunking. Quindi anche se molto spesso se le informazioni esistono per controbilanciare una campagna di disinformazione, se noi non le vediamo è rilevante, no? È come la cosa se un albero cade nessuno lo sente, eccetera, no? Stessa cosa. Se anche esiste da qualche parte l'informazione che mi può aiutare a capire se questa cosa è vera o falsa, se io non la vedo è come se non ci fosse. Quindi la struttura delle reti, la struttura di communities delle reti ci può rendere vulnerabili. Ma non pensa sia come i giornali, la stampa, quando mettono in prima pagina un omicidio e poi invece non è vero, cioè resta l'immagine che quello è colpevole e poi non ci sono da contro, non c'è, non lo vediamo più, ci resta solo quell'immagine, quindi bene o male. Sì, giustissimo. Infatti non vorrei dare l'impressione che quest'idea della disinformazione, del fact-checking, eccetera, esiste soltanto su social media. Esiste anche nei media tradizionali, è verissimo, giustissimo. E non solo, un'altra cosa che esiste anche nei media tradizionali è l'omofilia. L'omofilia è la caratteristica delle reti sociali di tale che persone che sono simili hanno più probabilità di essere amici, no? Quindi anche prima dei social media era vero che la maggioranza dei nostri amici erano delle stesse opinioni politiche nostre. Ed era anche vero che c'era la disinformazione, c'è sempre stata, la propaganda c'è sempre stata, guerre sono sempre cominciate dall'inizio dell'umanità, molto spesso in base alla propaganda. Tutto questo è giustissimo. È anche vero che molto spesso il fact-checking non è efficace come la disinformazione, quindi tutto quello che dice è giustissimo. Esatto. Quindi la domanda è: qual è il ruolo dei social media in tutto questo? Cioè, sono semplicemente una riflessione di quello che già esiste nella nostra comunità sociale oppure hanno un ruolo? E giusto, questo è un perfetto segue, ok? Quindi la mia domanda è esattamente questa, cioè qual è, se questa è semplicemente una riflessione dell'omofilia che già c'è nelle nostre reti sociali, oppure se i social media hanno un ruolo di amplificazione o di accelerazione. Ok, quindi per esplorare questa domanda, anche qui abbiamo fatto un modellino, e in questo modellino abbiamo provato a vedere se potevamo identificare alcuni ingredienti minimali per capire l'emergenza o la pressione delle piattaforme verso queste echo chambers. Ok? Quindi vi faccio vedere un'animazione. Ok, prima vi faccio l'introduzione, quindi questa è una piccola rete, così succede rapidamente mentre lo guardiamo. I nodi rappresentano utenti che scambiano informazioni tra loro, queste informazioni riflettono la loro opinione, ogni nodo ha un'opinione, il colore rappresenta l'opinione, da destra a sinistra. I due ingredienti che abbiamo messo in questo modellino sono: uno è che possiamo essere influenzati dalle informazioni che vediamo, ok? Quindi se un mio amico posta qualcosa,
che riflette la sua opinione, io posso essere un pochino influenzato, ma solo se questa opinione è sufficientemente vicina alla mia. Ok? Se uno ha un'opinione completamente opposta alla mia, probabilmente non gli do molta attenzione. Questo è un ingrediente che c'è in molti modelli di social opinion dynamics. Si chiama bounded confidence. E l'altro ingrediente è quello dell'unfriending. Cioè, se voi vedete che un vostro amico posta una cosa che voi trovate veramente ripugnante, potete dire, ok, basta, io adesso questo non lo voglio seguire più, e tagliate, ok? E in questo modellino, quando fate un unfriending, sostituite questo amico con un'altra persona. In questo esempio qui che vi faccio vedere qui, la selezione di un'altra persona è completamente a caso, random, ok? Però potete immaginare che nella realtà queste connessioni non sono random, perché le piattaforme ci suggeriscono le persone da seguire, gli amici dei nostri amici, eccetera. In questi casi gli effetti sono ancora più forti. Però per farvi vedere che anche con le cose di base, in cui il rewiring succede a caso, che cosa succede? Ok, facciamolo girare. Ok, quindi quando una linea tratteggiata rappresenta un link che viene tagliato, un unfollowing, ok? E una linea continua è un link che rimpiazza uno che viene tagliato, ok? Quindi vedete che ogni tanto c'è l'unfollowing, vedete anche che i colori cambiano un pochino, ok? Perché le opinioni vengono influenzate dall'informazione a cui uno viene esposto. Quindi dopo un po' vedete che naturalmente la rete si organizza da sola in due gruppi in questo caso. E non solo la struttura della rete cambia, però cambiano anche i colori, ok? All'inizio c'era l'intero spettro. Dopo un po' le persone centrali, il bianco, quasi sparisce, ok? E c'è un gruppo che è più omogeneo, che tende ad avere tutti più o meno il colore rosso, e un altro gruppo abbastanza omogeneo che tende ad avere il colore blu. Cioè non solo abbiamo la segregazione della rete, ma abbiamo anche l'omogeneizzazione all'interno di ciascun cluster. E se aspettate abbastanza, eventualmente osserviamo che con questo modellino i due cluster vengono completamente separati. Quindi abbiamo sia la polarizzazione, cioè la divisione in due gruppi omogenei, che la segregazione, cioè la divisione proprio della struttura della rete in due gruppi che poi si parlano poco o non si parlano per niente. Quindi questa è un'illustrazione del fatto che se noi usiamo i social media, e queste due ingredienti sono comuni a tutte le piattaforme, tutte. In qualunque piattaforma voi potete scegliere i vostri amici e siete esposti a informazioni, quindi come umani possiamo essere influenzati. In questo modello l'influenza può essere piccola quanto volete, purché non sia zero, e la probabilità di rewiring può essere piccola quanto volete, purché non sia zero, e il risultato è sempre lo stesso. Okay. Poi, ovviamente ci sono parametri con cui potete giocare sulla tolleranza, sull'unfriend, eccetera, eccetera. Cioè, ci sono un po' di dettagli tecnici che adesso non vi sto a raccontare, però se andate qui c'è una simulazione, ci potete giocare, potete vedere quello che succede con i parametri. Sì. Ma se per caso avessimo dimenticato il terzo ingrediente, che sono cose culturali, sono cose dinamiche, dinamiche, potrebbe essere diversa? Sì, assolutamente. Cioè, l'idea di questi modelli minimali è come, diciamo, fare delle teorie per vedere che cosa succede in un mondo in cui ci sono solo queste cose. Cioè, quindi non ti fa vedere quello che è necessario, ma ti fa vedere quello che è sufficiente. Quindi in questo caso... Sì, infatti io non sto sostenendo che questo è un modello molto accurato. In realtà le nostre opinioni sono multidimensionali, in realtà abbiamo amici per molti motivi diversi, abbiamo famiglie, abbiamo colleghi... non siamo così, diciamo, l'influenza non è un processo così triviale, ci sono complessità dovute a quante volte siamo esposti a delle idee o delle informazioni, da chi. Quindi questo non vuole essere un modello altamente accurato del mondo, è un modello estremamente semplificato. E l'unico obiettivo di questo modello è di far vedere che anche soltanto con questi due ingredienti semplicissimi, diciamo, la piattaforma tende a spingere verso queste echo chambers. Poi ovviamente potremmo non esserci questi due ingredienti, potremmo immaginarci chiaramente una piattaforma in cui questi ingredienti non ci sono, per esempio una piattaforma che incoraggia le connessioni tra persone di opinioni diverse o che scoraggia l'unfollowing, il rewiring di persone basate sull'agreement. Quanto è possibile
se guardassimo lo storico di queste reti sociali, che sono dal 2008 fino ad oggi, ci accorgiamo che il modello si comporta in modo fedele alla realtà, in quale misura? Ok, ottime domande, grazie a tutti e due. Allora, fammi rispondere alla seconda prima e poi torno, perché è un pochino più facile, perché questo paper adesso non è ancora pubblicato, è under revision. Comunque sì, abbiamo usato dati empirici per fare validazione e abbiamo usato dati di Twitter collezionati alcuni anni fa e facciamo vedere nel paper come le strutture di queste reti segregate che vengono fuori nei dati empirici sono catturate da questo modello. Quindi diciamo abbiamo delle validazioni empiriche. Ok. Ritornando alla domanda iniziale, che è una domanda molto profonda, perché in effetti c'è un grandissimo dibattito nella letteratura sull'echo chambers, che esistono o non esistono, che sono semplicemente una riflessione, come dicevamo prima, della società, oppure se c'è qualcos'altro. In realtà non c'è neanche agreement generale sulla definizione di echo chamber. C'è chi pensa all'echo chamber come semplicemente omofilia, o c'è chi dice no, echo chamber deve essere una cosa oltre l'omofilia, una cosa che diciamo che fa sì che la struttura della rete venga modificata in maniera che non è semplicemente spiegabile da un'omofilia. E poi ci sono altre definizioni ancora un pochino più forti che invece dicono non ha nessuna importanza quale sia la struttura della rete, l'echo chamber deve essere definita in base all'informazione a cui noi siamo esposti. Quindi se noi siamo esposti sia informazioni, diciamo, per esempio, di destra o di sinistra, non ha importanza la struttura della rete, non c'è l'echo chamber. Quindi, per esempio, ci sono articoli, c'è un articolo di alcuni anni fa di Facebook, dove fanno vedere che l'esposizione a notizie da fonti incongruenti con la propria opinione politica diminuisce, sia in base alla selezione personale degli utenti, sia in base agli algoritmi, però non diventa completamente nulla, cioè anche le persone di destra comunque vengono esposte a alcune fonti di sinistra e viceversa. E quindi diciamo c'è chi interpreta questi risultati dicendo in base alla mia definizione di echo chamber qui non esiste nessuna echo chamber perché comunque abbiamo accesso alle informazioni. Quindi potremmo passare molto tempo a discutere queste cose perché sono cose interessantissime, sono felice di farlo anche dopo, perché come dicevo insomma c'è un forte dibattito, persone... Ci sono politici, storici, social scientists, computer science, tutti con idee diverse. Noi cerchiamo di definire l'echo chamber come qualcosa che non è spiegato semplicemente dalla omofili, in cui la rete sociale ha un ruolo, per esempio, o di accelerazione o di estremizzazione dell'echo chamber, e definiamo l'echo chamber come una cosa in cui c'è sia omogenizzazione nei cluster, sia separazione e segregazione completa dai cluster. E questa è una cosa che noi abbiamo osservato e anche altri hanno osservato abbondantemente nei dati empirici dei social media, sia su Facebook, su Twitter, su altre piattaforme. Non tutti hanno la stessa definizione che abbiamo noi, però diciamo questa è la nostra definizione. Quello che a noi interessava far vedere qui è che alcuni ingredienti che sono comuni a tutte le piattaforme, se non ci sono altri interventi, portano naturalmente all'emergenza di questo tipo di echo chamber. Uno dei motivi di fare questo tipo di ricerca è proprio di capire quali potrebbero essere altri ingredienti per far sì che, se pensiamo che le echo chamber possono essere negative, per far sì che succedano meno o meno rapidamente. Quindi questo è esattamente quello che vorremmo studiare. Quindi la domanda è giustissima. Però insomma, diciamo, il modellino serve a far vedere che non c'è bisogno di immaginarsi mondi molto strani per capire che c'è una normale pressione che ci porta a un'omogeneizzazione delle nostre reti sociali, diciamo. Ok, poi possiamo riparlare. Ok, salto alcuni altri risultati di questo modellino perché non c'è tanto tempo. Questa era in risposta alla tua domanda. Questi sono dati empirici di Twitter di alcuni anni fa e facciamo vedere che la segregazione, il numero di triangoli e la bipolarità delle distribuzioni di opinioni più o meno corrispondono. Ok, vado avanti perché sennò stiamo qui altre due ore. C'è un sacco di materiale ancora. Ok, un altro ingrediente è la novelty. Come si dice novelty in italiano? Cioè la caratteristica delle informazioni che sono nuove, che sono non già viste, originali, non so come... Originalità? Novità?
No, no, credo che non sia proprio come novità. Inedita, inedite, qual è il ineditezza? Vabbè, diciamo originalità. E alcuni mesi fa c'era un articolo su Science, uno nostro e un altro, sulla copertina si parlava proprio di fake news, e l'altro articolo, non il nostro, parlava del fatto che la novelty potrebbe essere, secondo gli autori, è uno dei motivi per cui le fake news si spargono in maniera molto virale. L'idea è che naturalmente, a differenza di un giornalista che è vincolato ai fatti, una persona che vuole semplicemente generare articoli per avere click può scrivere quello che vuole e quindi diciamo ha molta più libertà di manipolare le informazioni in maniera che possono suscitare l'interesse, la risposta, l'engagement degli utenti. E una delle interpretazioni di questa ricerca era che, vabbè, allora i social bot non hanno molta importanza perché persone come il nostro gruppo hanno fatto vedere che anche i social bot hanno un ruolo molto importante. Quindi voglio parlare un pochino dei bot, dei social bot. Perché in realtà, secondo noi, invece, i social bot hanno un ruolo molto importante. Penso che tutti sappiate cosa sono i social bot, quindi non devo dirvi molto, ma insomma ce ne sono di tanti tipi, molti dei social bot sono completamente innocui, non fanno niente di male, anzi possono essere anche utili, su Facebook non sono permessi, ma su Twitter sì, per esempio, purché non facciano spam o impersonation, ci sono tanti esempi, per esempio possono essere usati per creare l'impressione che alcuni politici hanno molti followers o che siano popolari, o per manipolare gli stock market, ultimamente soprattutto sulle cryptocurrency, ci sono un sacco di bot che vengono usati per creare questi pump and dump schemes, per fare i soldi in tempi brevi, i bot possono essere usati per fare disrupting, per impedire alle persone di comunicare in certi casi, oppure per fare frode, per rubare soldi, e ci sono molti che sostengono che i bot potrebbero anche avere avuto un'influenza sulle elezioni. E questa è un'altra cosa su cui c'è molto dibattito. Ci sono persone che credono molto fortemente che questo sia il caso e molte persone che invece dicono che non c'è evidenza di questo. Noi abbiamo studiato i bot da parecchi anni, abbiamo cominciato nel 2010, all'epoca abbiamo cominciato a studiare questi network di diffusione su Twitter. In questi grafici i link arancioni rappresentano menzioni su Twitter e quelli blu i retweet, e abbiamo cominciato a guardare queste reti di diffusione per argomenti di grassroots, dove chiaramente c'erano molte persone che ne parlavano, cioè organici, e poi abbiamo cominciato a vedere alcuni casi in cui invece c'erano queste reti di diffusione e erano strane, come per esempio qui due account che retweetano l'un l'altro. All'inizio non capivamo questa immagine perché nel nostro algoritmo noi disegnavamo un link con una width, con una dimensione proporzionale al numero di volte che due account si retweetano l'uno con l'altro. Quindi pensavamo ci fosse un bug nel codice, poi abbiamo scoperto che non c'era un bug, c'erano due account che si retweetavano decine di migliaia di volte. Tutto questo per promuovere un terzo account, che era un politico americano, che in quell'anno è diventato estremamente popolare, se ne parlava molto, dicevano è trending su Twitter, poi è diventato Speaker of the House. E in realtà era supportato da questi bot, prima che Twitter si rendesse conto di questo tipo di abuso e mettesse in piedi delle contromisure su questo. Adesso non è così facile. Poi un'altra tecnica che usavano i bot era quella in coordinazione di fare targeting di una persona influente, per esempio un giornalista o un politico, con delle notizie false. Okay? Quindi questo era il primo esempio che noi abbiamo trovato di un sito di notizie false, in cui una persona controllava sia il sito sia un gruppo di account, e poi tutti questi account mandavano i link a una notizia falsa menzionando un giornalista, per esempio, o un politico, sperando che questa persona poi facesse retweet e che ci fosse una cascata virale. In alcuni casi questo succedeva. Ok, poi riparlerò di queste cose. Quindi, comunque, in questo periodo qui è quando noi abbiamo cominciato a studiare la manipolazione dei social media usando i social bot. Abbiamo usato un po' di machine learning per cercare di usare la struttura dei network per riconoscere se un pezzo di notizie si diffondeva in maniera organica o inorganica.
E poi abbiamo cominciato a usare machine learning per cercare di classificare gli account, ok? Se un account è organico, è un bot oppure è un umano. Quindi abbiamo un tool che si chiama Botometer. Sì. Cosa intende per bot? Cioè, quando distingue tra umano e bot, intende che è solo macchina o può essere umano e macchina? Può essere anche umano e macchina. Noi abbiamo una definizione, grazie di avermelo ricordato, abbiamo una definizione di bot molto, diciamo, molto libero. Per cui per me un bot è un qualunque account dove il software viene utilizzato in qualche modo, per esempio per creare l'account oppure per copiare contenuto dei post, oppure semplicemente un umano che può controllare molti molti account per dare l'impressione che ci sono molte persone che dicono la stessa cosa. Per esempio tu puoi pagare per avere dei bot che retweetano tutto quello che tu retweeti per dare l'impressione che tu sei popolare, oppure puoi pagare per avere fake followers. Questi account non sono necessariamente autonomi, nel senso che c'è un bot tipo un AI intelligenza che agisce in maniera completamente autonomo. Di solito questi bot sono controllati da utenti, da umani, che però usano il software, le API di Twitter o di Facebook o quello che volete, per creare l'impressione che ci sia una persona, un'idea sia molto più popolare di quello che è in realtà. In questa maniera tu puoi manipolare le opinioni. Quindi non deve essere necessariamente completamente autonomo, può essere semplicemente che il software viene usato in maniera che un umano scrive un tweet, però poi c'è un programmino che mette questo tweet su 1000 account. Per me quelli 1000 sono bot, perché sono tutti controllati da un singolo utente, non sono 1000 persone. Ok, questa è un'ottima domanda. Ti do una risposta breve, poi se vuoi possiamo chiacchierare ancora un po' di più dopo, perché sennò potrei parlare per mezz'ora di questa cosa. Comunque, diciamo, ci sono due approcci generalmente per fare bot detection, come anche per fare machine learning in generale, supervised and unsupervised. In supervised learning tu fai un training di un algoritmo in base a degli esempi che hai, che noi possiamo selezionare bot o umani, e usi caratteristiche di un account. Botometer è uno di questi, è un supervised algorithm che usa più di mille features estratte da un account, dai tweet dell'account, dai friends, dai followers di quell'account, eccetera, e poi decide se questo account è più simile agli esempi che ho nel mio training set di umani o di bot. Questo può essere molto efficace in molti casi, però se abbiamo un caso in cui tu hai un account dove tutto il contenuto viene generato da un umano, come nell'esempio che ti facevo poco fa, a cui tu ti riferisci, se tu guardi quell'account è esattamente come un umano. L'unica maniera in cui ti puoi accorgere che non è umano è di notare che ci sono tanti altri che sono molto simili in qualche modo, o perché twittano allo stesso tempo, o perché hanno gli stessi followers o gli stessi friends, o perché twittano le stesse hashtag, eccetera, eccetera. In questo caso supervised learning fallisce, e quindi ci sono invece unsupervised learning, cioè algoritmi di clustering, che possono essere usati per identificare questo tipo di bot. E il problema è più difficile, decisamente più difficile. Noi ci stiamo lavorando, anche altri gruppi. Comunque, Botometer invece è un sistema più semplice che è supervised learning. Quindi, in questo caso, questi account in cui un umano li controlla, probabilmente non li riconosciamo. Falliamo, sarebbe un false negative, però insomma funziona abbastanza bene in generale in molti molti casi, quindi se tu gli dai un umano di solito ti dà uno score basso, questo score lo puoi interpretare come uno score associato con la probabilità che ci sia automazione, o se invece gli dai un bot, come in questo caso un bot generato da alcuni studenti, hai uno score alto. Che modello hai usato? Modello di machine learning, dici? Per Botometer di solito usiamo Random Forest, perché ci abbiamo tantissime features e molto spesso queste features sono correlate, e quindi gli ensemble methods di solito sono abbastanza robusti in questo caso. Potrei parlare un po' di più di quello che ci sarebbe di più da dire, ma magari lo lascio per dopo, per le domande. Ok. Fatemi saltare qualcosa, perché allora questo è un altro tool che abbiamo sviluppato nel nostro laboratorio, si chiama Hoxie,
e serve a studiare la diffusione della misinformazione. Ok, questo è open source, quindi se volete lo potete implementare anche voi, anche è un po' difficile, ma insomma è possibile. E non è super friendly, ma il codice esiste. E noi tracciamo tutti i tweet che hanno dei link che vengono da un set di siti da noi definiti, ok? Per noi sono un centinaio di siti che postano routinamente vari tipi di disinformazione negli Stati Uniti e un set di siti di fact checkers, perché siamo interessati a studiare la competizione tra fake news e fact checkers. Però voi potete costruire una versione di Oxy con le fonti che volete voi. Ok, quindi funziona un po' come un motore di ricerca, mettete una query, noi facciamo anche il crawling di questi siti, quindi potete cercare, che ne so, in questo caso 3 million votes illegal aliens e vedete, che ne so, l'articolo falso di Infowars, che è quello più retweetato su questo argomento. Poi potete selezionare alcuni di questi articoli e fare una visualizzazione del network di diffusione degli articoli che selezionate, dove i link grigi rappresentano la diffusione delle fonti di misinformazione, i link gialli rappresentano la diffusione delle fonti di fact-checking. Quindi potete vedere la competizione tra i due, spesso questi due sono cluster separati, come dicevo prima. Potete vedere che ci sono alcuni account molto influenti, in questo caso è un account associato con Infowars. E potete anche vedere che ci sono dei bot, perché questo tool è integrato con Botometer, quindi i nodi vengono colorati con lo score di Botometer. Quindi in questo caso potete vedere, per esempio, c'è un account qui che è un bot che automaticamente rispondeva a qualunque tweet che menzionava Donald Trump, questo durante le elezioni del 2016, con un link a questa notizia falsa. E poi dopo un po' di tempo, infatti, questa cosa poi è stata ripetuta dal presidente. Ok, vado un pochino avanti. Ok, con Oxy abbiamo raccolto una grossa collezione di tweet che venivano da queste due fonti, fake news e fact checking. Abbiamo ricostruito la rete. Questa non è l'intera rete perché in realtà è molto grossa, questo comunque è una, abbiamo filtrata un pochino, e potete vedere chiaramente che ci sono due cluster separati. In questo caso gli edge arancioni rappresentano i retweet. Questo è un retweet network, questi sono i retweet dai fact checkers, mentre i link viola sono i retweet da fake news. Quindi potete vedere che le persone che retweetano fake news di solito non retweetano fact checking e viceversa. A volte però, a volte, come vedete qui, ci sono alcuni link a fact checkers che vengono retweetati da persone che di solito twittano fake news. Quindi eravamo interessati a questo. Abbiamo usato un algoritmo di filtraggio, si chiama K-Core, per andare a vedere il core, il nucleo più denso di questa rete, ok? E così arriviamo a questa sottorete in cui ogni nodo è collegato ad almeno altri 50 nodi in questa stessa sottorete, si chiama K-Core Decomposition Algoritmo. Quindi vediamo che i più influenti sono Infowars, però come vedete ogni tanto questi account retweetano qualcosa che viene dai fact checkers, quindi eravamo interessati a vedere perché. E abbiamo scoperto il perché. Questi sono due esempi. Quello che succede è che o questi utenti twittano qualcosa dai fact checkers accusando i fact checkers di essere biased, ok, quindi sono attacchi ai fact checkers, oppure, come in questi due casi ancora più interessanti, postano un link a una notizia falsa, scusate, fanno un claim di una notizia falsa, per esempio in questo caso un claim che le email di Hillary Clinton facevano vedere che lei sapeva dello scandalo di Benghazi, eccetera, notizia falsa, e poi ci mettono un link a PolitiFact in cui PolitiFact infatti valuta questo particolare claim. Ok? Se voi cliccate su questo link, PolitiFact vi dice che questo claim è falso. Ok? Però loro giocano sul fatto che la gente non clicca. Se io sono pronto a credere che Hillary Clinton era in combutta con i terroristi e poi vedo che c'è un link a PolitiFact, dico: ah, ecco, vedi, anche PolitiFact lo dice, quindi sicuramente è vero. Ok? Se invece tu cliccassi, vedresti: no, non è vero per niente. Quindi o accusano i fact checkers oppure
usano i link ai fact checkers per dare l'impressione che una cosa falsa sia vera, anche benché i fact checker dicano l'esatto contrario. Questo è un altro esempio simile, qui dicono che Hillary Clinton è amica del Ku Klux Klan, con un link a Snopes che dice che non è vero. Ok. Un'altra cosa interessante che osserviamo in questo cluster è che ci sono più bots, ok? Quindi sull'asse X c'è una variabile che ti definisce quanto sei all'interno del core di questo network, e sull'asse Y c'è l'average score, il bot score degli account nel cluster. Come vedete sale. Quindi nel core del misinformation network ci sono più bots. Che cosa fanno questi bots? Beh, una cosa è che sono super spreaders. Se guardate la distribuzione del numero di volte che un account condivide lo stesso link allo stesso pezzo di fake news, vedete che alcuni account arrivano fino a migliaia di volte. Cioè, questa è una delle tecniche che possono usare i bots, semplicemente twittare la stessa cosa tante, 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 tante volte, centinaia di volte al giorno, ok? Twitter ti permette di twittare automaticamente fino, credo, a 100 volte all'ora, quindi loro arrivano a quel limite, ogni ora twittano 100 volte. E quindi in questa maniera c'è più exposure. Questa è una tecnica molto semplice. E infatti noi vediamo se guardiamo la distribuzione dei bot score per questi super sharers, per gli account che twittano di più, questi hanno più alto bot score, piuttosto che gli utenti che condividono le fake news, ma non così di frequente. Quindi super spreader sono bots. Due altre cose che fanno questi bots. Uno è che agiscono chiaramente in combutta con le fonti di misinformazione. Il modo di vederlo è che noi possiamo andare indietro nel tempo e guardare quanto tempo è passato dalla prima volta che una fake news viene postata a quando questo stesso articolo viene retweetato da un account. Okay? Poi possiamo dividere questo in intervalli di tempo e poi guardare l'average score e il bot score di Botometer a seconda del delay. Okay? Quindi quello che osserviamo è che nei primi 10 secondi gli account che hanno condiviso quei link a fake news hanno score più alto. Poi dopo, a mano che più umani cominciano a retweetare, tu non lo noti più. Cioè quell'azione dei bot che è successa all'inizio, poi a un certo punto viene diluita in un mare di tweet che vengono dagli umani. Però all'inizio i bot hanno amplificato, ed è quello che avete visto nell'immagine proprio all'inizio. Vi ricordate? C'erano quei nodi rossi? Ok, quelli erano i bot che nei primi 10 secondi ritwittano e ovviamente sono in combutta con le fonti originali. E un'altra cosa che fanno è che tendono a fare il targeting di utenti influenti. Possiamo misurare l'influenza indirettamente dal numero di retweet o dal numero di followers di un account. E vediamo, in realtà tutti gli umani hanno una tendenza a menzionare le persone famose, ok? Lo facciamo tutti, però i bot di più. E questo è più o meno quello che dice quel grafico. E infatti questo esempio qui si riferisce alla notizia che vi dicevo prima, dei 3 milioni di notizia falsa, dei 3 milioni di alieni illegali che avevano votato per Hillary Clinton, che era il motivo per cui lui aveva perso il voto popolare negli Stati Uniti. E vedete che c'è un bot qui, che è quello che vi dicevo prima, vi facevo vedere nel grafico di prima, che risponde ad ogni tweet che menziona il presidente, quindi il presidente vede questi link nel proprio feed, perché menzionano lui, con un link a questa notizia falsa da Infowars. Ed ecco il motivo per cui ci sono tutti questi link rossi collegati a Donald Trump, perché queste sono tutte menzioni di Donald Trump con un link a questo articolo falso, mentre questi per esempio sono retweet. In parte usiamo varie features che sono associate alla rete di diffusione, quindi guardiamo i retweet, guardiamo i mention. Quello che non facciamo in Botometer, si potrebbe fare come dici tu, però non lo facciamo ancora, è usare le notizie false.
perché non siamo interessati, bottom eater non è focalizzato soltanto sulle fake news, ma è focalizzato sull'automazione in generale. Quindi uno potrebbe costruire un modello per riconoscere in particolare i bot che condividono notizie false, facendo quello che tu descrivi ovviamente, però noi non lo facciamo. Ok. E l'ultima cosa, l'ultima analisi su questi bot che vi volevo far vedere è che sono efficaci. E una delle maniere di vederle è di guardare i retweet. Questi sono retweet di notizie false, strettamente, ok? Quindi quando c'è un retweet di una notizia falsa, tu puoi vedere il bot score dell'account che è stato retweetato e dell'account che ha fatto il retweet, ok? E quindi questo è un density plot, una distribuzione bidimensionale. Quello che osservate da qui è che la maggioranza dei retweet vengono da umani, ok? Lo vedete qui da questa proiezione, che il bot score di chi fa il retweet tende a essere basso. Però se guardate gli umani, chi retweetano, ok? Quindi prendete questa parte del grafico e la proiettate di qua, e vedete che gli umani retweetano altri umani, ma retweetano anche bots. Quindi diciamo i bots hanno un effetto di amplificazione. Infatti adesso stiamo lavorando a un modellino, che non ho molto tempo perché credo che sia tardissimo, però un modellino in cui cerchiamo di capire proprio l'effetto che potremmo, che avere un gruppo di bot coordinati potrebbero avere per abbassare la qualità del sistema amplificando notizie di bassa qualità. Diciamo, bassa qualità può significare qualunque cosa, può essere falsa o inaffidabile, eccetera. Quindi abbiamo un modellino in cui immaginiamo che questi bot infiltrano più o meno bene la rete e poi vediamo che succede, quanto riescono a distruggere, diciamo, l'affidabilità della rete. Ma nella vostra esperienza avete anche l'idea se ci sono federazioni di bot che hanno proprio obiettivi di ottimizzare qualche metodo di interesse, diciamo, non so, quindi tipo questa presente. Cioè, sì. Esistono federazioni di bot che imparano come ottimizzare certe metriche. Diciamo. Ok, pensavo che tu mi stessi chiedendo se abbiamo osservato bot che lavorano in maniera coordinata per promuovere. La risposta a quella è sì. Invece poi la seconda parte tu mi stai dicendo se ci sono bot che imparano a farlo in maniera più o meno smart e autonoma. Questo non l'abbiamo osservato. Sarebbe difficile da osservare, sarebbe anche molto interessante come ricerca, però non l'abbiamo fatto. Io sono abbastanza scettico che esistano bot così avanzati. Sappiamo che esistono alcuni effort di ricerca per farlo, perché alcuni ricercatori ci contattano e ci chiedono se possono avere accesso a bottom meter elevato apposta per fare dei test in cui creano dei bot e poi vogliono vedere se riescono a creare dei bot che noi non siamo capaci di fare la detection. E sappiamo che questo succede parecchio. Alcuni colleghi ce lo dicono, altri non ce lo dicono, però lo notiamo perché abbiamo certi IP address che ci mandano 1 milione di query al giorno. Poi andiamo a spulciare e vediamo che sono università. Quindi credo che ci sia ricerca in questo, però sono abbastanza scettico che questo succeda al di fuori della ricerca, che succeda veramente. Penso che puoi fare cose molto molto semplici ed efficaci senza dover sviluppare modelli avanzati di intelligenza artificiale. Per esempio retweet automatici, dove tu puoi creare degli account che semplicemente hanno un capo e quando questa persona twitta tutti gli altri lo retweetano. Questa è la cosa che vediamo molto molto di comune ed è molto efficace. Ok, quindi in questo modellino poi possiamo guardare come per esempio se ci sono più bot che riescono a penetrare la rete, ovviamente riescono ad abbassare la qualità delle informazioni, eccetera. Ok, okay. Per chiudere vi racconto di ancora, proprio per chiudere, un altro paio di tools che abbiamo sviluppato. Uno si chiama Bot Electioneering Volume, e l'abbiamo sviluppato durante le ultime elezioni del midterm del 2018. Abbiamo tracciato tutti i tweet che usavano hashtags che venivano usati, diciamo, per discutere delle elezioni, e poi abbiamo analizzato tutti questi tweet con bottom meter, con una versione, diciamo, lightweight di bottom meter, per cercare di capire che cosa dicono i bot, quanti ce ne sono, eccetera. E in effetti abbiamo notato che il volume di attività dei bot era sempre molto alto. L'unico giorno in cui abbiamo notato, i due giorni in cui abbiamo notato un abbassamento del volume, era proprio il giorno prima delle elezioni e il giorno delle elezioni. E quello che succedeva non era che i bot fossero meno attivi, ma che in quei giorni moltissimi umani parlavano e twittavano delle elezioni, e quindi in confronto al volume degli umani che si è alzato, il volume dei bot sembrava in relazione più basso. È quello che osservate qui.
E adesso stiamo sviluppando un nuovo tool che si chiama BotSlayer, che espande un pochino quest'idea e che permette a chiunque, quindi voi come studenti li potete usare, ricercatori, politici, giornalisti, eccetera, e potete testare il vostro sistema per tracciare l'attività di bot coordinati che cercano di spingere certi messaggi. Potrebbero essere link a notizie, hashtags, frasi, nomi di utenti, immagini, eccetera. Quindi si chiamerà BotSlayer, speriamo di rilasciare una versione alfa a metà giugno, e quindi se siete interessati a provarlo contattatemi. E l'idea di questo è che in maniera molto semplice, cioè pigiate un bottone e questo installa il sistema su Amazon AWS tramite un'immagine, e poi voi potete dire: io voglio tracciare questi link, per esempio, che ne so, fonti di notizie che vi interessano, keywords particolari. Questo si può applicare in qualunque contesto nazionale, lingua, eccetera. E la streaming API, usiamo la streaming API di Twitter per estrarre tutti i tweet che matchano la vostra query, e poi estraiamo le entities da questi tweet. Come dicevo, questi possono essere link, immagini, hashtag, usernames, eccetera. E poi facciamo un po' di analisi, guardiamo il loro bot score, guardiamo se c'è un'anomaly tipo trending, volume, eccetera, eccetera, e cerchiamo di capire se c'è una coordinazione. L'idea è che organizzazioni civili potrebbero usare questo sistema per scoprire in tempo reale se c'è un attacco che cerca di manipolare le informazioni o gli elettori in qualche maniera prima delle elezioni. Siccome abbiamo osservato molte volte questi tipi di fenomeni, questo dovrebbe essere un tool che permette alla gente di osservarli da loro. Invece di venire sul nostro sito e usare i nostri tool, potete installare la vostra versione. Ok. Siccome parlo sempre di cose terribili, brutte notizie durante questo talk, quindi fatemi finire con una cosa positiva. Ok, quando vi ho fatto vedere questa rete di misinformazione, una cosa che si può fare in queste reti è un semplice test di robustezza, cioè provate a eliminare dei nodi in qualche ordine e vedete l'effetto che fa. Quindi ovviamente potete eliminare i nodi in ordine di influenza, di quante volte vengono retweetate, e osservate come scende il numero di articoli o il numero di post con link ad articoli di false notizie. E ovviamente però questo è efficace, però non sarebbe né legittimo né appropriato che le piattaforme sospendessero gli account più influenti, perché questi spesso sono persone vere, politici, giornalisti, eccetera. Però quello che osservate è che se eliminate gli account in ordine decrescente di bot score, potete eliminare virtualmente quasi tutte le false notizie, avendo eliminato circa il 10% di account. Questa è una scala logaritmica, però qui più o meno è il 10%. Che è più o meno la percentuale di account Twitter che sono falsi, secondo le statistiche nostre, ma anche di Twitter. Più o meno siamo intorno a quei numeri lì, l'8%, il 9%. Quindi in realtà una lotta forte contro la manipolazione delle piattaforme sociali tramite bot potrebbe aiutare anche a sopprimere la viralità delle false informazioni. E infatti le piattaforme adesso sono molto più aggressive verso i bot. Anni fa, o anche mesi fa, i bot non li toccava nessuno. Adesso invece spesso notiamo che bot che noi li notiamo, poi andiamo a guardare, sono già stati sospesi. Quindi le piattaforme stanno diventando più aggressive. Ok, quindi in conclusione, giusto per fare un sommario, c'è un'interazione tra i bias cognitivi, sociali e algoritmici che ci rendono vulnerabili alla disinformazione. I bot riescono a sfruttare questi bias contro di noi, e quindi è importante capire le reti complesse di diffusione di informazione che vengono create dai social media per capire come migliorare le cose, come costruire tool che ci possono un po' aiutare a difenderci da queste manipolazioni. Ok, grazie. Ancora grazie anche ai miei studenti e collaboratori, scusate che vi ho tenuto tantissimo tempo, comunque sono felice di rimanere qui quanto volete se avete altre domande. Grazie.